Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Siccomago. Era tanto tempo che non ci sentivamo perché diciamo siamo in attesa di questo inizio di campionato di Serie A, siamo alle prese col calciomercato. Io adesso però non riesco più a resistere e prima dell'inizio della partita Parma-Atalanta, che è un bel banco di prova, devo dire. E prima dell'inizio del campionato, a cui mancano solo 2 settimane, vorrei fare delle considerazioni importanti. Allora, io sono 3 o 4 anni che siamo in B e sto aspettando al varco il nostro presidente Kraus. Lo sto aspettando al varco perché ha speso 300 milioni di euro per venire in Serie A, credo, e adesso ci si trova in Serie A. Però ho detto, ma che mercato mi farà Kraus dopo aver speso tipo 10 milioni di euro per comprare gente come Busi per la Serie B e adesso si ritrova ad andare in Serie A e dover difendere la Serie A. Allora, devo dire che partiamo già male. Partiamo già male perché quelle partite estive. Da una parte le perdi contro il Lugano, poi dall'altra parte vinci contro il Galatasaray e la gente si esalta, però qua io ve lo dico, c'è poco da esaltarsi. Ma voi direte, ma perché? Ma perché devi essere così negativo? Ma per me è molto semplice la faccenda. La faccenda è questa qua, la faccenda è che io guardo i fatti e i fatti dicono che uno che ha i soldi di Kraus, che sa ripianare i bilanci del Parma, che è la miglior messa bene, meglio messa bene, diciamo, in Serie A. Persona che spende vagonate di milioni di euro per giocarsi un campionato di Serie B, dopodiché e ci mette, fra l'altro, questi 3-4 anni per riuscire a tornare in Serie A, perché? Perché ha buttato dei soldi su giocatori assurdi. Qualcuno, ovviamente, nel cioppo, qualcuno lo becchi, qualche stella nascente che poi effettivamente va a valorizzarsi, però il risultato è questo qua. Torniamo a noi. Acquisti del Parma, Valeri dalla Cremonese, ovviamente pupillo del nostro allenatore Pecchia, che lo conosce già, mi sta anche bene, nonostante che sia un giocatore buono per la Serie B e in Serie A sia, diciamo, una scommessa. Non è niente di certo, non è che hai preso il mega campione, eh? E poi abbiamo preso, attenzione, attenzione, abbiamo preso Suzuki, portiere giovanissimo, nazionale giapponese, poi vabbè, chiamarlo giapponese, uno che padre qua, madre di là, insomma, non si sa dove cacchio, ecco, però diciamo, facciamo conto che è giapponese, ok? Valutazione sul mercato di Suzuki, 2 milioni e mezzo di euro. Acquisto del Parma a 7,5. Io dico, ma praticamente, caro Kraus, tu ti sei comprato un promettente, devo dire, sicuramente sarà un promettente portiere dal Giappone, con esperienza di Serie A ovviamente zero, 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 e l'hai pagato 3 volte tanto quello che vale sul Transfermarkt. Allora io dico, questo qua minimo l'hai comprato come aveva comprato Buffon. Quindi se tu becchi, diventa il Buffon, hai fatto l'affare perché l'hai pagato 7,5 e poi in Serie A diciamo il suo valore va a triplicarsi, quadruplicarsi. Però attenzione, tu l'hai pagato come se fosse il prossimo Buffon, ma non sappiamo come andrà a finire. Abbiamo solo delle grosse speranze e le prime partite, le prime giocate che ha fatto ci fanno sperare bene. E Suzuki, nonostante che l'hai pagato, ripeto, tanto, te lo puoi permettere, visto le spese che hai fatto anche per giocatori assurdi, invece questo qua devo dire che è promettente. Facciamo conto che vada bene, dai, Suzuki va bene. Valeri ci può stare come rincalzo, come titolare, tutto quello che ce n'hai voglia. Ma poi è finita. Fine. Finito. Il calciomercato del Parma è finito. Perché è finito? Non è finito, non è finito, lo so anch'io che non è mica finito il calciomercato, finirà a fine agosto se non ricordo male, ma il problema è che si dirà
gli affari migliori si fanno alla fine, si fa tutto alla fine, però ragazzi, tutto alla fine si prende anche nel culo alla fine. Cioè, nel senso, tu ti presenti a giocarti le prime tre di campionato, che se non ricordo male potrei sbagliare. Parliamo di Parma Fiorentina, Parma Milan e Napoli Parma. Cioè, voglio dire, se sono queste che ricordo, ecco, praticamente noi rischiamo di ritrovarci già con le polemiche dopo tre partite. Perché? Perché se tu becchi delle penne da quella gente qua, no? Per non parlare in casa, perché a Napoli uno dice anche se fai la squadra forte ci può stare che perdi, ok? Nonostante l'ultimo Napoli non è quello che ha vinto lo scudetto. Però dico, quando ti giochi in casa Parma-Fiorentina, sarebbe in teoria se hai una squadra buona alla tua portata. Ma quando ti giochi Parma-Milan, se non fai una squadra che in difesa ha un senso e in attacco anche per la Serie A, rischi di beccare su. Allora, siccome il calciomercato è vero che non è finito, però se il buongiorno si vede dal mattino andiamo male perché noi abbiamo confermato come se fossero dei fenomeni il signor Osorio, ecco per farti un esempio. Balogo, quella gente qua. Allora io dico, ragazzi, attenzione perché noi siamo moderatamente coperti a centrocampo. Dico moderatamente perché se si fa male due persone e sappiamo chi, siamo praticamente gelati, siamo fermi. In attacco, io vi dico, è il reparto messo, tutto sommato, non è messo malissimo. Perché? Perché noi possiamo comunque segnare anche senza la prima punta della Serie A. Perché comunque possiamo, se giochiamo bene, essere molto pericolosi, in ogni caso. Però, ragazzi, vai in Serie A, porco zio, hai Poggianpaolo, ma per farvi un nome, è solo per fare un nome. Poggianpaolo valutato 6 milioni e mezzo di euro. Porco cane, hai preso in Serie B un fasciaiolo francese, Busy, e te le paghi 10 milioni? Cioè, vuoi dire... 6 milioni e mezzo per Giampaolo, vai lì dal Venezia, gliene dai 10, è tuo. Sì, solo che ti assicuro un giocatore di esperienza, non troppo vecchio e non troppo giovane, che ti può garantire un peso in attacco. Cavolo, vatti a comprare un paio di difensori validi, che magari fanno la panchina in squadre grandi della Serie A. Se fanno la panchina, Parma ci possono venire, secondo me, specialmente se li paghi bene, no? Allora io dico, ma perché noi, cioè, ci hanno chiesto 18 milioni per Luvumbo, che è un giocatore giovane, quindi come piace a Kraus, no? Per un giocatore già che ha fatto vedere di che pasta è fatto. Allora, ok, saranno eccessivi 18 milioni, ma ce li hai. Cioè, ma prenditi Luvumbo a 18 milioni e mettilo lì davanti, eh? Guardate il Como. Como, ok, anche lui ha dei gran soldi, va bene, però lui si è fatto una squadra, ha preso Letizia, ha preso Belotti, cioè, ragazzi, i soldi ce li ha anche Kraus, no? Allora, solo che dall'altra parte io vedo la squadra, anche se provinciale, che tira fuori dei nomi di Serie A, perché Belotti, ok, sarà vecchio, sarà finito, tutto quello che vuoi, però Belotti ha fatto N.000 gol in Serie A, ok? Cioè, è capace di buttarla dentro ancora. E per il Parma andava benissimo. Luvumbo invece è un investimento. Tu spendi 18, vero? Spendi di più, però hai un giocatore giovane che può essere quello che diventerà man mano insieme a Bonny un grandissimo giocatore. Va bene, però hai già un giocatore che è più affermato di Bonny, se permettete, e non lo prendiamo. Allora adesso io dico: noi ci ritroveremo con l'inizio della Serie A. La prima partita ci potrebbe anche andare bene, con la Fiorentina potremmo addirittura andarla a vincere nonostante tutto, ok? Però poi ci troviamo a Parma Milan e Napoli Parma e qui cominceranno secondo me le polemiche e i problemi. A quel punto lì, di fronte al fatto magari che la difesa farà ridere e che l'attacco magari non riuscirà a segnare, si comincerà a dire: attenzione, finisce il campionato a fine di agosto, bisogna allora prendere qualcuno. Finisco di essere peso, allora perché il mio concetto ormai l'ho già espresso, ok? E vi dico come. Vi dico come. Vi dico che, guardate, guarda caso, il DS del Parma ancora è saltato. Cioè, dopo 18 mesi, anche Weinsli, come cavolo si chiama, roba del genere, se n'è andato. Ma allora, perché se n'è andato sicuramente non lo so io.
Però siccome il numero di DS fatti fuori da Kraus o che se ne sono scappati è altissimo, c'è cioè una media impressionante, il motivo è molto semplice, che Kraus e figlio vogliono avere ragione solo loro e credono di saperne di mercato, di tutto. Il risultato cos'è? Che Vaias avrà detto, figa, ma io ragazzi c'ho un minimo di esperienza ce l'ho, un minimo di dignità ce l'ho, perché non sono l'ultimo stagista arrivato a fare il DS. E se tu non mi puoi, io cerco di farti un calciomercato per il Parma, ma anche a 15 giorni alla prima di campionato tu non mi fai fare un cazzo, non mi fai fare i movimenti, non mi dai un budget, non mi dai niente, e io mi ritrovo a dover comprare Valeri, l'unico che mi è stato consentito è un giovane giapponese, pagandolo 3 volte quello che dovevo pagarlo, e vabbè, questo qua è quanto è successo, lui adesso se n'è andato. E noi siamo qua ancora a dire, boh, adesso devo fare un nuovo DS, no? E soprattutto io sono preoccupato perché appunto adesso stasera, fa un po' di ora, fa 3 ore, ci godiamo Parma-Atalanta, ci godiamo tra virgolette perché, ripeto, ragazzi, è calcio estivo, sono amichevoli, tutto quello che vuoi, io non so come giocherà il Parma, non lo voglio neanche sapere, perché sono veramente preoccupato, perché? Perché dopo 3-4 anni di B, no? Io volevo fare un campionato tranquillo, a salvarmi tranquillo e magari anche una mezza classifica, poteva essere il massimo. Ma come siamo messi adesso, noi dobbiamo sperare veramente di salvarci. Perché io dico ad adesso, non fraintendete, cioè magari ci ritroviamo che andare al 31 agosto ci piazzano 2 o 3 colpi da Serie A totali e allora lì dovrò ricredermi perché. Se Krause sta facendo finta per poi piazzare i megacolpi, allora dico, va, oh, sei stato un grande e non posso dire niente, hai fatto quello che devi fare. Però io guardo ad adesso, sinceramente ho aspettato anche troppo a fare questo video, perché secondo me, porco cane, sei praticamente a 10 giorni dall'inizio del campionato e hai preso niente, perché è niente, perché scusate, ma un portiere valido. Facevi fuori Cicizzola, prendevi qualsiasi giocatore della Serie B, qualsiasi titolare della Serie B era più buono e potevi giocartelo anche in Serie A, ok? Hai preso un ottimo giocatore, probabilmente, anche se l'hai pagato 3-4 volte quello che valeva. Valeri è come aveva preso quasi nessuno, cioè aveva preso un rincalzo, o comunque anche un probabile titolare, magari, ma hai preso un giocatore medio della Serie B, basta, non hai preso di più, non hai preso niente di più. Che perché ragazzi sulle fasce comunque ce ne abbiamo, c'è Koulibaly, vai, no, c'è della gente che volendo valorizzare possono migliorare, Koulibaly ha già dimostrato tutto quello che volete, può giocare in Serie A tranquillamente, Koulibaly. Basta, non ho altro da dire, io non so, fatemi sapere voi cosa ne pensate eventualmente, ma io adesso come adesso sono preoccupato, e non pensavo di doverlo adesso, perché io sinceramente pensavo, adesso Kraus ci fa vedere che c'hai contro coglioni, che c'hai soldi. Ma com'è possibile, Kraus, che vuoi fare uno stadio e pagarlo una tonnellata di soldi? Perché lo stadio costa veramente tanto, ok? Per che cosa? Per vendere 2 cose con i negozi dello stadio? O per avere una squadra che dice la sua in Serie A e anche magari in Europa? Perché questo sarebbe il tuo progetto in teoria, ma molto in teoria, perché è stato già un mezzo miracolo che sono rimasti quelli, diciamo, abbiamo visto, no? I vari rischi di perdere Danny Isman e di Mihail, eccetera. Poi dopo uno può dire non si sono concretizzati, va bene, ma già solo parlarne significa che non è che noi siamo, come dire, super mega appetibili, perché provate a pensare un Danny Isman, ok? Che si ritrova che il suo presidente magari ha già comprato 2 o 3 campioni dalla Serie A, ok? E dice, cazzo, ma qua è Parma, l'anno prossimo rischia di sfiorare le coppe europea o di raggiungerla. E invece si ritrova che non hai comprato nessuno e quindi giustamente tutti questi giocatori, diciamo, un po' più ormai affermati, ci fanno un pensiero, dicono, figa, ma io resto nel Parma, che non si sa neanche se sopravvive alla Serie A o se va in B, oppure appunto che magari mi cerca questo qui o mi cerca quello là. Quindi
Quel dubbio viene solo, ricordatelo, non solo per i soldi, ma viene anche per le ambizioni del club, perché se il club ti fa capire subito che ha delle ambizioni diverse, no? Vediamo cosa ha fatto il Como, comunque, per fare un esempio, non farà sfracelli, ma intanto loro qualche nome l'hanno comprato, eh? Ragazzi, io non ho visto niente, cioè io ho visto solo un DS che se n'è andato, no? E ci sarà un motivo, no? E poi ho visto comprare un giapponese e pagarlo 3 volte il suo valore. Ma sono capace anch'io, allora Luvumbo, scusate, è come se poi Giampaolo, valore di Transfermarkt a 6,5, lo vado a pagare 20 milioni di euro a 29 anni, cioè me lo vengono a portare in braccio regalandomi anche non so che cosa a contorno, ok? Sono buoni tutti in quel modo lì a comprare un giocatore. Ragazzi, ma ci veniva chiunque a essere pagato il triplo del proprio valore su Transfermarkt. Però adesso sta di fatto che questo qua deve valere come Buffon, perché visto quello che hai pagato. Vabbè, dopo 90 giorni che non ci sentivamo, volevo farvi sapere la mia opinione e il mio stato d'animo, cioè preoccupazione perché finché si gioca alle amichevoli, possiamo anche stasera battere l'Atalanta, cosa che sarà ben difficile, ma può succedere di tutto, dipende molto anche dalle formazioni, stato di forma, chi fanno giocare, ma può succedere di tutto, ma sai quanto vale? Zero, zero punti, ok? Perché quando inizi il campionato, quelle sono le partite che contano, non l'amichevole estiva, ok? Quindi preoccupazione e attendo i colpi, perché se no non hai capito veramente un cazzo, se no ne sappiamo chi. Perché non puoi buttare 300 milioni di euro per tornare in Serie A, più chissà quanti altri per fare uno stadio, per riportare il Parma in Serie B, oppure farci fare un campionato di una sofferenza incredibile per riuscire lì a rosicchiare dei punti e rimanere in Serie A. Però ricordiamoci che noi, allo stato attuale della rosa, okay, dobbiamo sperare di riuscire a battere le dirette avversarie, se no, no rischiamo di non rimanere in Serie A. Invece, con 2 o 3 colpi fatti bene d'esperienza, specialmente nelle difese centrali, ok? E un puntero e un piccolo centrocampista di qualità alla Letizia per dire da tanto di averci un ricambio, che purtroppo ci ha già fregato il Como. Ecco, noi potevamo essere con una salvezza tranquilla e in più qualche punto in più per avvicinarci ai nostri obiettivi degli anni a venire. Però ricordiamoci che abbiamo ancora 25 giorni, dopodiché è finita. Ultima cosa di questo lunghissimo video, perché dopo tanto tempo dovevo per forza mettermi a parlare a lungo. Ricordati Kraus, che il mercato invernale non ci devi neanche pensare, perché il mercato invernale l'abbiamo visto, non esiste il mercato invernale. Se il Parma si troverà nella merda a dicembre, a Natale, ricordati che sarà prima di tutto colpa tua, assolutamente, perché non hai fatto il mercato allo stato attuale, quindi nel caso sarà colpa tua, ma non solo, non avrai alcuna possibilità di dire, ah beh, ma adesso io prendo i campioni, rimedio, ci salviamo. No, non ce l'hai la possibilità, perché come abbiamo visto, quando viene Natale, i giocatori non si muovono, quelli buoni, non si muovono, salvo dovresti ricoprirli veramente d'oro, ma proprio una roba da uno che vale 10, pagarlo 30 o 40, ma è veramente difficile. Quindi sappi che ti devi muovere adesso, è adesso il momento che ti devi muovere, andare, magari anche se lo fai prima che inizia il campionato, magari si affiatano i nuovi arrivati invece che aspettare sempre il 31, che il 31 poi eps! C'è scappato, eravamo lì lì per chiudere, ma non ce l'abbiamo fatta. Ecco, io queste cose qua non le voglio sentire. Te, se vuoi un giocatore, con i soldi che c'hai, lo prendi, perché non è che devi andare a comprare Kvaratskhelia, Leao o compagnia bella, o Messi o Ronaldo, ok? Devi comprare dei giocatori che ci danno una salvezza tranquilla, e ci sono. E stare a fare i piocioni su Poggianpaolo, Luvumbo, quella gente lì, è assurdo con i soldi che hai, ok? Ma è veramente assurdo. Beccati due centrali buoni di qualità che facciano fare esperienza a quel gramo di Osorio e anche Balog, quel balordo di Balog, ok?
Ma dico Balordo, ragazzi, ma non in sé, per la Serie A. Per la Serie A è stato attuale, quella gente lì magari potrà diventare un campione fra 5 anni, 6, ma se siamo fortunatissimi, allo stato attuale è gente che se vado in campo io non faccio la mia porca figura contro di loro, anche se ho più anni, perché non hanno il senso della posizione, non sanno neanche se devono staccare o no, stanno immobili, a volte beccano un gol di testa e non hanno neanche svettato, fanno degli autogol ogni 3 partite, dai là non si può, non si può. Quindi, vogliamo vedere ancora sta merda? Vedremo ancora sta merda. Però io sinceramente una volta tornato in Serie A non volevo vedere sta merda. Però sappi Kraus che dipende da te molto sta roba. Adesso hai fatto fuori il DS sei tu, come tanto sei sempre tu, no? E allora fai quello che devi fare, ma muoviti, muoviti. Becca almeno un Luvungo, anche se lo paghi il triplo, chi se ne frega. Becca poi Giampaolo, becca chi cazzo vuoi, ma becca gente buona, no? Valida. Perché anche Belotti tutti facevano, oh, Belotti vecchio, tanto io se beccavo Belotti ero contento, perché comunque mi hai fatto vedere che comunque ci teneva beccare gente di esperienza, lo affianchi a Bonnì che gli insegna il mestiere, eccetera, è tutto un valore aggiunto. In più i gol te li può fare anche lui. Invece qua io non ho visto un cazzo, ok? Non ho visto un cazzo. Quindi chiudo con questa polemica, vado a mettermi in mano un decespugliatore a tagliare dell'erba ancora sotto il sole cocente, che comunque ce n'è sempre a caterve, e niente, poi torno su per godermi Parma-Atalanta. Ci vedremo, sicuramente ve l'ho detto, di sicuro non c'è niente in questo canale, quindi chi vuole starci ci sta, chi non vuole starci che vada, che tanto io non ho niente da guadagnarci a livello economico, però chi piace guardarsi qualche sentirsi qualche telecronaca della Serie A e qualche commento sulle partite del Parma, è ben accetto. Quindi probabilmente ci sentiremo, credo sicuramente per l'inizio del campionato, sicuramente. Delle cronache dirette non ne farò tante, eh. Non è detto, lì veramente non sono assolutamente garantite. I commenti post partita sicuramente sì. In più magari ci scappa qualcosa sul mercato, se succede qualcosa ancora. Però io spero proprio che succeda qualcosa, perché così, ragazzi, qua si sono esaltati tanto perché abbiamo battuto il primo in Turchia, il Galatasaray, che fa la Champions. Sì, ragazzi, ma è un amichevole stile, voi capite che il primo che segna poi ha vinto la partita. Infatti, è successo così. Becchi un'infilata, ti segna il Parma, poi il Parma in contropiede, lo sappiamo che è forte anche se non c'è la punta fissa. Sono le nostre caratteristiche, ma in Serie A mica sono scemi, non è che stanno lì a farsi infilare, soprattutto in difesa. Osorio e compagni sono le ballerine di turno, pronte a fare lo spettacolo. Allora, vi saluto, la magia c'è con voi, forza giallo-blu e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!